Ciao, benvenuti a questo nuovo allenamento. Ti faccio vedere gli esercizi che faremo oggi. Il primo esercizio è un affondo insieme a un ta-da-da, apro e chiudo della gamba, che è uno squat sumo, ok? Se sei principiante, fermati solo in questa posizione qua, così. E inizialmente lavoreremo con la gamba destra e poi faremo la sinistra alla fine. Fatto la gamba destra, ti metti in un angolino così più o meno come me e fai una camminata finché entri nella posizione del plank e torni su, allunga le mani. Se sei principiante, piega le gambe e vai giù piano pianino fin dove riesci, ok? Torna su, fai l'affondo e squat sumo con l'altra gamba e per concludere andremo a terra e faremo un plank laterale, così dove porteremo il gomito hop in alto, ok? Non è un plank laterale, è un front plank dove portiamo i gomiti in alto. Sei pronta per il riscaldamento? Yes! E su, inspira, espira, su, espira, ultimo vai su, allunga bene verso l'alto, laterale così, e cambio laterale dall'altra parte, su, apri le braccia, muovi le spalle e cominciamo a muoversi, yes! Muovi le gambe adesso, vai! Gambe e spalle insieme, vai, 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 uno, due, uno, ancora vai, hop, 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 vai, quattro, tre, due, alterna, uno, due, fai un movimento ampio, vai, riscaldiamo bene le spalle, tutto il corpo, ehi, quattro, tre, due, cambio, piego la gamba dietro, dietro, mani avanti, vai. Un, due, fammi un bel sorriso. Sei pronta per sorridere 20 minuti? Vai, mani su in alto. Su. Eh sì, anche durante la sofferenza bisogna ridere, eh? Sorridere, vai. Su, cambio, piego qua le braccia, piego, vai, uno, due, uno, bravissima ancora, hop, vai, uno, due, ok, cambio così, su, bravissima ancora, hop. Hop, vai, uno, due, ok, sul ginocchio e su, vai ancora, uno, due, vai, su, col gomito così, su, fai una torsione con la spalla, vai, hop. Uno, due, vai, e ferma qua piccolo col ginocchio, così, su, brava, ancora quattro, vai, quattro, tre, due, hop, ultimo cambio lato, su, così, bravissima. Vai, ancora. Quattro, tre, brava, coraggio, vai. Due, hop, uno. Adesso piego la gamba dietro, sulle mani, vai. Su, ancora. Quattro, hop, tre, vai. Due, hop, come sei già stanca? Oh, mamma mia. Mamma mia, vai, ancora, quattro, tre, bravissima, due, ok,
stop, stai qua così, scendi, su, scendi, su, porti indietro i glutei, vai e scendi, hop, scendi, bravissima, hop, vai, stai giù adesso e laterale su il piede, passo in mezzo e cambio lato, vai, e cambio, abbassa i glutei indietro come se tu dovessi cadere laggiù, vai, indietro bene, come se tu volessi portare il tallone, il sedere al tallone, vai, oh bravissima, vai, e poi ora aggiungi così il braccio, guarda, giro e giro e giro, fai una torsione con la spalla, tocca il piede, vai, vai, quindi piega e allunga la gamba, vai, vai, giro, 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 ancora, 4 e 3, vai, 2, hop, ultimo, stop, rilassa le spalle, 10 secondi alla partenza, bevi subito un goccino d'acqua, qui siamo pronte, eh? Prepara, ai ai ai, il timer è bassissimo, giro, apro, giro, apro, giro, vai, giro, hop, giro, vai, giro, hop, stop, bravissima, attenzione per cambiare, sei pronta? Vai, cammina, entra nella posizione del fronte plank, torna su e allunga, vai, qui oggi il cervello è un po' rallentato, eh? Torna su, allunga, vai, oh bravissima, e su, perfetto, very good, scendo, hop, apro, se sei principiante stai solo qua così nel squat sumo, va bene? Facendo chuk, chak, chuk, chak, vai, vai, perfetto, ti ricordi cosa c'è adesso? Il plank, meravigliao, guarda, il gomito che va su, su, hop, su, vai, su, e, su, vai, su, e, su, bravissima, hop, su, vai, su, e, su, perfetto, primo giro è andato, dove stai? Bene, vero? Ricordati che non serve fare le versioni più intense degli esercizi quando sei ancora principianti. Mazza quanti uccellini! Capito? Cioè cambiamo lato. Tanto guarda, ci vuole pochissimo finché il tuo corpo si abitui ai movimenti e tu riesca a fare anche le versioni più intense degli esercizi. Quindi senza fretta, fai con calma, divertiti. A volte vogliamo fare le cose più complicate. Tutto in fretta, anche le diete, non mangio più carboidrati, faccio ginnastica tutti i giorni, la ginnastica più tosta che ci sia, e poi non riusciamo ad andare avanti neanche un mese,
è meglio iniziare piano, migliorare lentamente e andare lontano. Vero? Vai. Hop, hop. Se sei principiante, non muovere, non portare il ginocchio al gomito. Stai solo nella posizione ferma del front plank. Che dici? Qui, terzo giro, eh? Che spettacolo! Vai, uno, apre, scendo, vai. Mi raccomando, fai bene l'esercizio, non esagerare, fammi un bel sorriso, vai. Se mi vedi un po' distratta, perché ci sono gli scoiattoli, ogni tanto guardo in giro, sono troppo carini. Vai, scendi, cammina, posizione del front plank, torna su, allunga le braccia, vai, respira, vai, su e scendi, ultimo questo, eh? Ah, che bel esercizio che finisce veloce, Laine, vero? Vai, uno, apre, scendi, apre. Vai, quel sorriso, respira, vai, apre, vai, bravissima, vai, ok, ultimo, last one, yeah, gomiti a terra, vai, hop, ehi, hop, vai, hop, ehi, respira, respira, vai, vai, hop, tieni la schiena dritta, non inarcare, stop, che magia, eh? Vai, allarghi le ginocchia, facciamo la posizione del bambino, cammina con le mani lontane, respira, brava, ok, adesso fai così, tira sui glutei, avvicina le gambe, lascia le mani lontane e abbassa il petto, senti allungare la schiena, ti ricordo che puoi fare più allungamento, più stretching quando abbiamo finito, eh? Che bello, ok, appoggia così un piede avanti, il pavimento che è più duro del solito possibile, sono tutte le cosine sotto, fai questo movimento qua, una gamba lontana dietro, spinge il bacino verso il pavimento, respira, c'è uno scoiattolo che tra poco arriva qua, mi sa, che carino. Oh, come stai? Benissimo, vero? Adesso vediamo se riesci a fare anche questo movimento. Vediamo. Piede dietro, allungo le due gambe e tieni giù il petto. Oh, le due gambe sono tese, il tallone dietro. Tocca il pavimento se riesci, se non puoi piegare un pochino, non c'è problema. Mani anche quelle a terra, rilassa la testa.
Ok, lo so, un po' tosto. Piedi a terra, tutte e due, gambe tese così. Respira. E ora rifacciamo con l'altra gamba, quindi ginocchio a terra, trova un posto che non ti fa male il ginocchio e vai, vieni qua su, spingi il bacino verso il pavimento, ho perso di vista lo scoiattolo, ma va bene, ah, è là davanti, che bella la vita, vero? Io qua che faccio una sudata con te, c'è un sole meraviglioso, una bellissima giornata d'estate, non so quando farai questo video, ma in questo momento sono qui in provincia di Boston, una bella giornata, gli scoiattoli che girano, sì, mi sento fortunata. Intanto il tempo è finito, quindi cambiamo subito la gamba, vai, vai giù col petto, mani a terra, allunga, respira. Bravissima, piega le ginocchia, adesso, oh là là, porta i piedi dietro, allunga le gambe, inspira, abbraccia le gambe, fuori l'aria, avvicina il coscio, il petto alle cosce, così, piega le ginocchia, e torno su piano, piano, piano. Wow. Com'è? Adesso porta il tallone al gluteo. Vai. Respira. Apri il petto. Così. Bravissima, ok, cambia la gamba, si sta colando il sudore, a me sì, bravissima, così, ok. Ginocchia leggermente piegate, allunga la spalla, sguardo laterale, sento allungare tutta questa zona qua, che a volte mentre ci alleniamo creiamo delle tensioni inutili nella zona della cervicale, delle spalle. Vai, cambia lato, tieni giù la spalla. Respira. Molto bene, vai. Sguardo a terra. Ok, cambio. Sguardo a terra. Perfetto. Rilassa le spalle, inspira. Lascia cadere e su, vai, ancora una volta, in, espira, questa è l'ultima, inspira, perfetto, su, fuori l'aria, su, espira, questa è l'ultima, vai su.
Avvicina braccia e gambe, fai un bellissimo inchino in avanti e grazie mille! Sei bravissima! Yes!